Episodio segnato poi da una bellissima lettera di Palmiro Togliatti al direttore Gracio Aldomini, in cui sostanzialmente dà ragione agli studiosi, in cui sottolinea la necessità della libertà di ricerca, la ricerca oggettiva, insomma sostanzialmente diciamo, respinge il metodo sdanoniano di Colombi e dello stesso Donini, ponendo contro le esigenze diciamo, della storia nazionale, le radici nazionali della vita del partito, della storia del partito e naturalmente Gramsci diciamo, contro Stamato. Mi soffermo su questo per poi te lo spiego perché. È un documento molto importante, allora non fu conosciuto, rimase all'interno diciamo, del dibattito tra i partecipanti, lo abbiamo conosciuto in anni più recenti, il primo a citarlo fu Paolo Spriano nelle passioni di un decennio del 68 e successivamente nell'ambito del lavoro di ricerca per la storia dell'Istituto Gramsci di cui mi ha incaricato Alberto Vacca alla fine degli anni 80, questo documento grazie alla testimonianza dei diretti interessati è stato diciamo, ritrovato. Allora di questo documento appunto parlano, di questa lettera di Togliatti, i protagonisti, se ne parlò in riunioni alla direzione del partito, in una riunione del comitato direttivo del Gramsci, alcuni sostenevano che questo documento doveva essere reso pubblico come al CATA, siamo nel pieno diciamo, della preparazione della conferenza di organizzazione del CIN che si svolgerà poi nel gennaio del 55. E altri invece sostenevano che doveva rimanere non conosciuto, tra questi Gerratana che ripigliava il discorso di Emilio Sereni e cioè condivideva le esitazioni che aveva espresso lo stesso Togliatti, cioè non bisogna mandare, come diceva Togliatti, i compagni allo sbaraglio della critica e quindi comunque non si potevano tirare fuori diciamo, polemiche ecco, che riguardavano appunto dirigenti del partito. Il Gramsci verrà riorganizzato, Nasta diventerà direttore, c'è una segreteria, di questa segreteria Gerratana non farà parte ma rimane membro del comitato direttivo ed è appunto per quelli che comunque continuano a organizzare tutto il lavoro relativo ai corsi di filosofia, ai numerosi corsi che poi allora si facevano, frequentatissimi, sul materialismo storico, sulle correnti sociologiche e così via. Quando viene riorganizzata anche la commissione culturale nell'ambito appunto delle riorganizzazioni che seguono la conferenza del 55, ne divenne, come sappiamo, responsabile un personaggio molto vicino a Togliatti, cioè Alicata. In questa riorganizzazione, nell'elenco dei nomi proposti per la Commissione Culturale, Gerratana non era segnato, non l'ho trovato, però in realtà lo ritroviamo qua nelle sue riunioni, quindi in realtà io credo che successivamente comunque, ma è difficile poi sempre trovare dei pezzi di carta e quindi dice allora da questo momento c'è questo e quest'altro, e quindi comunque Gerratana ne faceva parte e in ogni caso è un personaggio tutto all'interno diciamo, di questo. Di questo gruppo dirigente. Naturalmente nuovamente il Gramsci, non soltanto il Gramsci, sarà travolto dagli eventi, dal 56, ventesimo congresso, l'Ungheria, le critiche durissime naturalmente degli intellettuali, dei dirigenti, la lettera di 101 organizzata nelle sedi di Gramsci e di società. E Gerratana sarà tra quanti si schiereranno con la direzione della Commissione Culturale, lo disse esplicitamente in nella riunione che si svolse a luglio del 56, nel pieno proprio delle contestazioni della Federazione Romana del PC, esprimendo il suo pieno accordo con, come dicevo, l'impostazione larga che aveva dato il compagno Alicata e con quanto poi Togliatti aveva detto nell'intervista a Nuovi Argomenti e ribadendo il fatto che comunque c'è la validità insomma, diciamo, dell'internazionalismo
proletario e che comunque l'Unione Sovietica rimaneva il più valido baluardo del socialismo. Nella riorganizzazione del Gramsci, non soltanto del Gramsci naturalmente, che segue il 56, che segue quella che era legata, richiamò come dire, risalire la china della conquista degli intellettuali dopo questo periodo così duro, Gerratana sarà protagonista, parte dirigente del Gramsci riorganizzato, fa parte del comitato esecutivo, Bianchi Bandinelli era il presidente, Ferri il direttore, e sarà il responsabile poi della sezione di filosofia. Sarà naturalmente tra gli organizzatori del primo convegno di studi gramsciani che si svolse nel 58, la prima uscita pubblica del Gramsci rivolta a studiosi, intellettuali, non solo comunisti. Per questo convegno sottolineerà tra l'altro nelle riunioni l'esigenza di svolgere un lavoro di tipo accademico e scientifico, ma anche che tenda a sviluppare un'azione anche di divulgazione di Gramsci, di un sistema insomma, diciamo, su questo aspetto, e diciamo, è la fase diciamo, di pieno impegno nell'istituto con, oltre al lavoro appunto su Gramsci, i diversi corsi e convegni che vengono organizzati, non mi soffermo su questi, c'è un convegno sul marxismo e la sociologia, c'è un progetto, anche questo è tra le carte di Gerratana, non si realizza, di un convegno sul rapporto tra scienza e storia, sul quale appunto, che è preparato proprio da Gerratana, sul quale lui insiste, ci sarà un convegno che questo si svolgerà sul rapporto fra democrazia e stato di diritto. Marcello Montanari in proposito ha sottolineato il fatto come in realtà in questo convegno uno dei temi era proprio quello del rapporto tra movimento operaio e democrazia, tra obiettivi strategici del PC e la natura della Costituzione, che è un argomento sul quale si soffermerà generalmente. L'attività della sezione di filosofia rallenta nel corso degli anni 60, non troviamo Gerratana in alcune iniziative importanti come il convegno morale società o il dibattito con Sartre, lo ritroviamo nel 71 quando ci sarà la nuova grossa iniziativa del Gramsci, che è quella del convegno sul marxismo italiano degli anni 60 e la formazione teorico-politica delle giovani generazioni, con un convegno molto importante diciamo, di riflessione sui ritardi dei marxisti e dei comunisti italiani, soprattutto all'indomani diciamo, delle contestazioni degli anni 60, del 68, eccetera. E Gerratana interviene in questo proprio sottolineando intanto l'importanza naturalmente della riflessione sul marxismo e le problematiche che sono tuttora diciamo, aperte da affrontare. I temi poi in questo momento saranno la riflessione sul marxismo teorico, ma non soltanto sul marxismo teorico, ma naturalmente i temi posti da quello che succede nei paesi e nelle società socialiste, soprattutto all'indomani della Cecoslovacchia. Ma in questo periodo proprio inizia naturalmente l'impegno quindi poi se torneremo Gerratana meno impegnato sul fronte dell'attività filosofica della sezione di filosofia del Gramsci, inizia l'impegno per l'edizione critica dei quaderni. Naturalmente su questo bisogna fare un passo indietro risalendo diciamo agli anni 50, dalla fine degli anni 50 al convegno di studi gramsciani in cui gli studiosi pongono il problema di una nuova edizione degli scritti e dei quaderni di Gramsci e nel dibattito che si svolse all'interno del convegno nella sezione dedicata alla commissione Gramsci e il Leninismo, secondo il verbale che cita Beppe Vacca, lo stesso Togliatti interviene venendo incontro appunto a quanto viene
all'esigenza di arrivare a una nuova edizione fatta con un altro criterio, anche se si tratta di un problema difficile da risolvere. E successivamente al Gramsci si inizierà a porre e a parlare di questo. C'è una riunione di un comitato direttivo dell'ottobre 1961, lo cita Fiamma Lussana nella sua ricostruzione delle edizioni di Gramsci e delle traduzioni poi fatte da Gramsci, e nella sua agenda di lavoro Franco Ferri parla appunto della questione proprio della necessità di pubblicare un'edizione critica delle opere di Gramsci, direttivo a cui partecipano appunto i protagonisti di allora e tra gli altri naturalmente lo stesso Gerlatana. Successivamente poi anche per gli altri, una lettera, anche questa la cita Vacca negli annali del Gramsci su Togliatti, editore di Gramsci, una lettera a Einaudi per rabbonirlo dopo l'uscita dell'edizione Gallo e Ferrata, dice a Einaudi: siamo decisi di dare a te l'edizione critica dei Quaderni alla quale appunto stiamo lavorando. Si arriverà solo al 66, al momento diciamo di definire poi questo progetto, quando Franco Ferri chiede appunto alla segreteria del partito un impegno completo del compagno Gerlatana per l'edizione critica, parlando del compagno Gerlatana come garanzia che lui offre proprio a livello filologico e critico per questa operazione. E poi sarà Bufalini, allora responsabile della culturale, attraverso gli incontri con Einaudi, con Bollati, eccetera, per arrivare poi alla definizione del contratto, ma anche queste sono cose che sono state ricostruite sempre dalla stessa fiamma.